La Turchia ha riaperto lo spazio aereo ai velivoli militari per consentire alla coalizione anti-ISIS a guida statunitense di riprendere i raid in Siria. A renderlo noto il Pentagono, secondo il portavoce Peter Cook, le strutture USA a Incirlik stanno operando con fonti energetiche proprie, ma speriamo di attivare l'energia commerciale presto. Il Repulisti, promesso e realizzato dal presidente Erdogan, ha toccato anche la base di Incirlik, fondamentale per la lotta contro lo Stato islamico. È stato arrestato infatti il comandante di questa struttura, il generale Bakir Erçan Van, assieme ad altri sottoposti. L'accusa è complicità nel tentato golpe.